Mugnai, il giudizio sul programma del governatore Rossi. Ha detto, tra l'altro, Rossi, mancano investimenti ma dobbiamo puntare sulle infrastrutture. Si conciliano poco questi due termini? Sì, no, fra l'altro Rossi nel suo intervento ha parlato di un tema fondamentale, quello del lavoro, della crescita, dell'occupazione, però credo che il tema del lavoro non lo si risolva semplicemente parlandone o andando a presidiare le fabbriche che mettono in mobilità i propri dipendenti. Lo si risolve se hai responsabilità di governo adottando provvedimenti che creano condizioni favorevoli alla crescita e quindi alla creazione di posti di lavoro e alla tutela dei posti di lavoro esistenti. Per esempio, nell'intervento che ha fatto Rossi, io non ho sentito pronunciare, se voi l'avete fatto correggetemi, se voi l'avete sentito correggetemi, la parola sburocratizzazione. Nell'intervento sentito da Rossi non ho sentito parlare della parola semplificazione. Guardate, in questa campagna elettorale lunga e difficile noi abbiamo fatto girando tutta la Toscana e andando anche in tante imprese, ogni qualvolta che entravamo in un'azienda, ciò che ci chiedevano non solo gli imprenditori ma anche i lavoratori era far sì che dal punto di vista dell'imposizione fiscale e della imposizione burocratica vi fosse un alleggerimento, perché individuavano soprattutto su questo versante sulla necessità di ridurre queste difficoltà che la regione mette sul loro cammino la soluzione a far sì che vi siano maggiori condizioni di crescita. E anche rispetto alle infrastrutture, insomma, sì, Rossi parla di infrastrutture, ma vorrei sottolineare il fatto che questa fino a qualche anno fa era la regione che adottava come slogan elettorale della sinistra Toscana Slow, come se la Toscana potesse bastarsi a se stessa con un cipresso, una collina e puntando solo sul turismo, che è una cosa importante. Questa è una regione profondamente manifatturiera, finalmente se ne è accorto anche la sinistra, ma se così è necessario anche che vi sia un'infrastruttura, allora si deve uscire da quell'equivoco vagamente ideologico per cui ogni infrastruttura è qualcosa di sbagliato. Le infrastrutture, se servono e se fatte bene, sono linfa vitale per l'economia, sono opportunità di crescita per i nostri territori. Allora anche qui usciamo dalle parole e passiamo nei fatti. La Toscana paga in termini di punti percentuali cifre importantissimi derivanti da un gap infrastrutturale che ormai ci trasciniamo dietro da anni, ma è che lì non come portato del caso ma come scelte politiche di chi ha governato la nostra regione negli ultimi decenni. Grazie Stefano. Oh, scusate.